Buonasera e ben ritrovati soprattutto qui a Spazio all'Ospite. Ritorniamo con questo format che ho amato tantissimo e che continuo ad amare. Finalmente, adesso che è arrivato un po' di freschino, siete a casa con la coperta, col tè e noi siamo qui pronti a tenervi compagnia, ma soprattutto a rispondere a un sacco di vostre domande con tantissimi nuovi ospiti. Intanto ringrazio tutti quelli che si stanno collegando. C'è gente che dice quasi piango dall'emozione perché erano mesi e mesi che ci chiedevate quando saremmo tornati. Non me lo sto inventando, ve lo giuro, e oggi qui con me, e vedete che in studio abbiamo un nuovo dispositivo proprio perché oggi parleremo di TV OLED, attorno ai quali c'è ancora tantissima curiosità. E io vi introduco subito il mio ospite, che si chiama Alessandro Zearo, al quale diamo il benvenuto. Vediamo se arriva Alessandro. Eccolo qua. Buonasera Alessandro. Buonasera, ciao Fiona, ciao, ciao a come tutti. Stai? Allora, qui tutto vedo bene. HE Marketing Manager, che è Home Entertainment, corretto? Corretto. Che cosa fai nella vita? Allora, Home Entertainment significa un po' quello che in gergo chiamiamo il Bruno. Quindi, L'abbiamo spiegato un po' di tempo fa, ma spieghiamolo, che c'è il Bruno e il bianco. Il Bruno e il bianco, esatto. Allora, il Bruno un po' attiene a tutti quei dispositivi che sono scuri, o erano scuri, diciamo, in passato, che sono il televisore e tutto l'impianto audio legato al televisore. E quindi diciamo che il mio ambito, la mia, diciamo, business unit di riferimento è appunto questa dell'home entertainment, quindi tutto quello che è legato al mondo del televisore. Allora, Alessandro, io e te ci siamo conosciuti, secondo me 2 anni fa, a Londra. Mm-hmm. Abbiamo fatto un viaggio e siamo andati alla sede di Dolby. Ha una sede incredibile, voi vedete dei loghi ogni tanto, è della qualità pazzesca, ma ha una sede a Londra ed eravamo andati a vedere la loro sede per provare la tecnologia Dolby Atmos e Dolby Vision che hanno i vostri TV. E esatto. In quell'occasione abbiamo avuto modo di chiacchierare davvero approfonditamente sui TV, perché c'è un mondo dietro, perché uno dice il TV, che poi vuol dire tutto e vuol dire principalmente niente, e perché c'è un mondo pazzesco dietro. E oggi siamo qui per parlare di OLED principalmente, perché voi siete l'unica azienda che produce, correggimi se sbaglio, cioè i pannelli OLED. Ci spieghi un pochino che cosa significa questo? Sì, allora, in termini di proprio tecnologie di pannello esistono sostanzialmente due mondi, che sono quello degli LCD LED, che sono appunto i pannelli con retroilluminazione, e quelli appunto invece OLED, dove appunto non c'è la retroilluminazione, ma proprio il singolo pixel ha la capacità di accendersi e spegnersi indipendentemente, senza appunto nessun, come quello che appunto vedo qua dietro. Dietro di te è bellissimo, e quindi ha la possibilità di rendere il nero perfetto, proprio perché per rendere il nero si spegne completamente il pixel. LG in questo senso è appunto l'azienda che ha commercializzato per la prima volta televisori a pannello OLED da 7 anni, quindi dal 2013 al 2020 sono già 7 anni e 7 generazioni. E arrivano già le prime domande, io avevo già le mie, ma qua mi rubano la scena subito, ma è giusto così perché spazio all'ospite dà spazio sicuramente all'ospite, ma chi ci sta seguendo da casa. Roberto Re è un aficionados e ci chiede: buonasera, premettendo che io non conosco il funzionamento OLED, cosa dovrebbero farmelo preferire a un normale LED TV o un vecchio TFT LCD? Cosa ha cambiato rispetto a quelle tecnologie? Grazie. Già, prima domanda. Calzapennello. Perfetta. Allora, diciamo appunto che la tecnologia OLED ha due, direi, principali vantaggi, se vogliamo, rispetto a alle altre tecnologie che sono appunto quelle magari degli LCD. La prima è quella appunto della qualità dell'immagine, legata soprattutto alla capacità di esprimere il nero assoluto e dei contrasti infiniti. Questo appunto perché è legato al tema che vi anticipavo prima, cioè il fatto di avere i singoli pixel che si accendono e si spengono ci permettono di non avere delle aree di schermo che restino illuminate, come nel caso di un pannello LCD. In un pannello LCD, se io ho una scena di notte, per esempio, con una luna, il TV appunto non potrà mai essere completamente spento, perché altrimenti si dovrebbe staccare la corrente. Okay. Negli OLED invece si accendono solamente i pixel che vanno a identificare la luna, e quindi in questo caso diciamo che proprio il contrasto a livello di dettaglio è assolutamente insuperabile. In più, infatti, c'è anche scusami, ti interrompo,
la qualità della mia immagine è quello che è, però si vede perfettamente come il nero è un nero perfetto, cioè è nero, esatto, non è grigino, esatto, non è illuminato strano, è semplicemente spento. Esatto, questo sicuramente diciamo è un primo tema, insieme a quello dell'angolo di visione. A volte appunto all'aumentare dell'angolo di visione rispetto appunto allo schermo si perde anche l'accuratezza dei colori. Con l'OLED l'angolo di visione è veramente amplissimo, questo rispetto appunto agli LCD. Non in ultimo il design, un pannello OLED, proprio perché non ha bisogno di lampade di retroilluminazione, è veramente ipersottile ed è anche flessibile. Con un pannello OLED si parla veramente di 2-3 mm ed è anche appunto flessibile, e questo ci ha permesso per esempio di lanciare un TV arrotolabile che è appunto l'R9, che si riavvolge e il sparisce. Il protagonista del CES. Esatto. Cioè, è stato, ogni volta che si andava al CES nello stand LG c'era tipo un tappo sul frontale perché c'erano tutti a guardare, esatto, questo TV pazzesco. Parliamo un attimo delle lampade però, aspetta, perché magari non tutti lo sanno. Sono dei tubi, corretto? Dei tubi che vengono messi di solito o agli angoli o ai lati lunghi o ai lati corti, è quello che serve per retroilluminare, proprio per questo corretto. Sistema retroilluminato, corretto? Esatto, ci sono però due tipi di retroilluminazione. C'è appunto la retroilluminazione che si chiama edge, appunto per limite lati, ed è quella che stavi appunto indicando tu, dove appunto ci sono delle lampade che vengono posizionate solamente su un lato del TV, e da questo appunto poi la luce viene poi riflessa in maniera tale da creare i colori su su tutto lo schermo. In questo caso però la puntualità nell'accendere o spegnere determinate aree va proprio per fasce verticali che vanno a sezionare lo schermo in aree verticali, come vi dicevo. Un secondo tipo di retroilluminazione un po' più puntuale è quello invece full array, ovvero con la presenza di lampade di retroilluminazione presenti su tutta la superficie dello schermo. Okay. Quindi ci sono delle micro aree che si possono accendere o spegnere. Ah, quindi ci sono due tipi di retroilluminazione, perfetto. Quella con le lampade è un po', insomma, particolare perché si diffonde bene quasi ovunque, però ci sono dei punti dove tu vedi, esatto, molto più c'è un po' di... corretto. E il nero diventa praticamente grigio. Un po' grigino, soprattutto al buio. Un po' grigino, soprattutto al buio. Invece l'OLED questa cosa non lo fa, dicevamo, perché il pixel stesso si accende e si spegne. Esatto, e per esempio lo schermo che hai dietro tu è un 4K come risoluzione, quindi vuol dire che ha 8,3 milioni di pixel che si accendono e si spengono. E quindi diciamo che a livello... Li ho contati tutti, uno ad uno, sono stato lì a controllarli, e quindi diciamo che ti dà una capacità di espressività per quello che può essere la resa di un pannello completamente diversa. Walter invece ha anticipato una domanda che avrei voluto farti io e dice: a che punto è la tecnologia OLED in termini di affidabilità e longevità, considerando anche il fatto che brand premium come Samsung non ha mai creduto negli OLED sui TV, vedi QLED? Grazie. Lo sapevamo che questa sarebbe arrivata, ma quella della longevità te l'avrei fatta anch'io. Sì, allora, come si diceva prima, l'abbiamo come tecnologia commercializzata a partire dal 2013. Dal 2013 ad oggi abbiamo fatto veramente moltissimi passi in avanti in termini di ingegneria del pannello e generazione di pannello. E l'ultimo, diciamo, dato che vi posso dare, perché appunto c'è stato dato proprio dalle fabbriche, è quello di quello che potrebbe essere l'uso in termini di migliaia di ore per un pannello. Il pannello appunto OLED ha una durata di 100.000 ore, che vuol dire... Sono le 21.10 per tutti, cioè, Scusate, appunto, è venerdì, abbiate pietà di me, esatto. Però appunto di 100.000 ore, che significa io ho appunto la possibilità di vedere il TV per 10 ore al giorno per quasi 30 anni. Ora, è un sacco questa, di tempo. Diciamo che il tempo ce n'è per poterlo appunto vedere senza temore di longevità del pannello. Poi, altra cosa che volevo sempre chiederti è, io so che i pixel dell'OLED sono organici, mm-hmm. Che cosa vuol dire questo? È praticamente
all'interno, diciamo, di questo sottile film, questa sottile pellicola che appunto è il pannello, sono presenti, diciamo, delle sostanze che al contatto con la corrente elettrica danno proprio vita alla luce e ai colori. Quindi è proprio la sostanza che reagisce con l'elettricità e che ci dà appunto la possibilità di accendere o spegnerlo. Quindi la differenza invece con l'LCD, che sono lampade proprio LED, okay. Esatto, quella è proprio la differenza. Quindi in un caso stiamo parlando proprio di un, non è proprio un pixel però la lampada è un po' più grande, e in quel caso lì proprio è una mini lampadina che si accende e si spegne e che però occupa anche molto più spazio, e in questo caso si vede anche poi in termini di larghezza e spessore dello schermo, per esempio. Esistono però anche dei detrattori dell'OLED, perché molti dicono non è abbastanza luminoso. A me piace un sacco, io ho provato a videogiocare forse a Spider-Man su PlayStation 4 su un OLED e sono rimasta a bocca aperta, ho detto ah, ma è così che sembrava un altro gioco rispetto alla TV normale, però alcuni dicono, hanno questa percezione per cui non sia abbastanza luminoso. È vera, è falsa? Vabbè, a parte che tu dirai che è falsa per forza, però nel senso, dammi delle motivazioni. No, allora ti devo dire che assolutamente dipende un po' dagli utilizzi che ognuno di noi fa e quali sono le nostre abitudini di visione o di gioco anche, per esempio. Se parliamo di appunto situazioni standard di visione nostra, che sono magari la sera dopo il lavoro, e magari ci piace vedere le serie TV o il cinema, i film, e magari in salotto non abbiamo moltissima luce, diciamo che l'OLED è perfetto, proprio Non perché. abbiamo bisogno di sparaflesciarci gli Esatto, occhi, questo lo esatto. sappiamo, E anche perfetto. perché in quel caso lì, appunto, un LCD avrebbe di contro il fatto che il nero sarebbe un grigio, quindi diciamo che in quel caso non sarebbe magari così indicato utilizzare un LED o un LCD. Nel momento in cui magari io la guardo più la TV, non so, di giorno o in ambienti molto luminosi, sicuramente l'LCD, proprio per questa, ha dei picchi di luminosità superiori, ma stiamo parlando però di picchi di luminosità che vengono raggiunti solo in alcune scene, solo in alcuni, appunto, contenuti. Quindi sta un po' alla scelta di ognuno di noi, è molto soggettiva come cosa. Io ovviamente preferisco l'OLED, però non credo di stupirti con questa risposta. Intanto Andrea Troiani, un'altra domanda molto interessante, dice: la tecnologia OLED si applica a qualsiasi grandezza in pollici o c'è un minimo? Una bella domanda, perché io so solo visto delle cose immensamente Esatto. giganti, è corretto? Allora, diciamo che appunto i tagli, come diciamo appunto di dimensioni, di diagonale dei televisori OLED, classicamente è stata sempre 65, 55 e 77. Dall'anno scorso abbiamo introdotto anche un 88 pollici, che era appunto il nostro 88 pollici 8K, anche proprio il più grande Il più anche meglio di 8K, tutti, il più meglio di sì. tutto. Il più meglio. Però da pochissimo invece abbiamo lanciato il 48 pollici, Che è questo qua che 48C10, che è abbiamo questo qua, dietro. esatto. E quindi appunto è una tecnologia che si è sviluppata sia in termini di proprio resa dei pannelli, ma anche di dimensioni e di possibilità anche di spazio, perché non tutti magari abbiamo lo spazio per un 55 pollici, che era, diciamo, ed è il segmento più importante in termini di volumi in Italia. Ma c'è un motivo tecnico per cui non viene fatto più piccolo? Ma allora, diciamo che ci sono dei ragionamenti che sono legati un po' all'efficienza di produzione, Ok. sicuramente, che per esempio ci ha portato solamente quest'anno a lanciare qui sul mercato il 48 pollici e non fatto prima. Ed è questo legato anche al tema di questi pannelli che sono appunto, si chiamano motherboard, che sono i pannelli appunto OLED, prima di Come essere funzionano? Come tagliati, funzionano? Vengono tagliati, quindi hai una vengono lastrona tagliati, di OLED gigantesca, bravissimo, lunghissima, esatto, ok? Un rullo di e OLED. un rullo di OLED OLED. che viene appunto poi tagliato per appunto creare degli schermi. E in base, diciamo, alla diagonale che noi andiamo a identificare, possiamo utilizzare
una determinata porzione di questo foglione di OLED. Quello che resta come scarto, se vogliamo, come è inutilizzabile. Quindi diciamo che all'inizio, cioè, viene tagliato come la stoffa, cioè avanza del pezzo di OLED che viene buttato. Esatto, questo diciamo era l'inizio. Poi di volta in volta, di anno in anno, siamo ovviamente riusciti ad ottimizzare questa produzione e anche poi ad efficientare la produzione, che ci ha permesso di arrivare anche al taglio da 48. Questo con appunto l'apertura anche di un nuovo impianto di produzione di pannelli. Che figata, questo non lo sapevo. Intanto la nostra Gherica, che salutiamo, che ci segue sempre con affetto, ci dice: la differenza però non la fa solo il pannello. Diciamolo che WebOS è il sistema operativo più semplice da usare. Lei vuole un TV, che gli ha mandato un TV a casa, io questo lo so, ed è per questo che ha fatto la domanda. Però è vero, WebOS è fighissimo, nel senso che io ho usato spessissimo TV con sistema operativo Android e li ho sempre trovati abbastanza lenti, altri invece un po' complicatini, invece WebOS è veramente immediato con la barra sotto, cioè farò chissà se, con la barra sotto così, con le diverse barre che per me... permette di, potrei farcela, non ce la farò mai, che però permette di trovare le varie applicazioni in maniera molto immediata ed è sempre reattivissimo. Esatto, diciamo che appunto il TV è un prodotto a tutto tondo, quindi non è solamente qualità dell'immagine o audio, ma è anche e soprattutto accesso ai contenuti e facilità di utilizzo. E la Smart TV, in questo caso, la nostra proprietaria, che è la WebOS, è veramente immediata, è rapida nel caricamento, nella facilità di scorrere appunto tra l'interfaccia, questo grazie anche appunto al telecomando puntatore, che appunto ti permette di usare come se fosse un mouse, un cursore, che adesso non si vede perché ovviamente te l'ho detto, sì. Eccolo lì, e che ci permette appunto anche di cercare di navigare semplicemente i contenuti sono ovviamente anche la parte fondamentale delle piattaforme smart. Noi abbiamo un amplissimo, diciamo, catalogo di contenuti che abbiamo utilizzato molto, soprattutto nei mesi di confinamento, diciamo, di marzo e aprile, e poi anche l'interazione con Google Assistant, Amazon Alexa, AirPlay e HomeKit. Quindi... AirPlay infatti era una delle cose che volevo dirti, perché non in tanti hanno AirPlay, e questo TV ce l'ha come molti altri vostri. Un'altra cosa che volevo chiederti prima di passare alla prossima domanda è il pannello, il sistema operativo, nel mezzo, mettiamolo così, c'è anche il processore. Corretto. Perché molti hanno il pannello OLED, ma il pannello OLED viene sfruttato al 100% in base al processore che può far sì che sia un'immagine ottima. È corretto? Correttissimo, perché giustamente ci vuole un motore, un cervello che poi va a gestire la qualità dell'immagine, ma anche diciamo che c'è una parte di processore che va a lavorare sulla reattività e velocità, per esempio della parte della Smart TV, e ce n'è un altro che però anche lavora in maniera molto forte su tutta la parte di qualità dell'immagine e anche audio. Nel nostro caso, appunto, per quanto riguarda gli OLED, parliamo del processore Alpha 9, siamo arrivati in questo caso alla terza generazione, potenziato anche dall'intelligenza artificiale. Che cosa fa? Perché poi magari parliamo tutti di intelligenza artificiale, ma... ce la mettete dentro voi, con tutte dentro... le salse. Cosa esatto, serve però, in questo caso? Cosa serve? Serve a semplificarci la vita, nel senso che quello che fa il TV in automatico è andare ad analizzare l'immagine che viene proiettata in quel momento e a, grazie appunto a questo algoritmo di deep learning, andare a migliorare la risoluzione, il contrasto e appunto andare a diminuire quello che è il rumore che è presente nell'immagine in maniera del tutto automatica. Questo lo fa andando a identificare e dando migliori contorni, diciamo, quelli che sono i volti, ai testi che magari possiamo vedere con alcune sbavature in magari contenuti della TV lineare che non sono proprio una definizione incredibile. Quindi lavora molto sull'aspetto, diciamo, del miglioramento dell'immagine nel momento in cui abbiamo un segnale che non è così qualitativo. Ma poi è molto importante l'aspetto invece anche dei colori. L'ampiezza di gamma della gamma colore è anche molto legata alla potenza del processore.
Ok, quindi abbiamo parlato di tutto ciò che compone, poi magari dopo parliamo anche dell'audio, visto che abbiamo parlato prima di Sì. Dolby. Intanto qua chiedono, la modalità black frame insertion sulla serie X funziona con il G-Sync e di quanto è il frame rate minimo? Mazza, quindi non ce la Qua sai? stiamo andando, qua stiamo andando veramente un po' troppo nello specifico. Quello che ti posso dire è che sì, si può, allora, appunto, questa, diciamo, il black frame insertion è diciamo, la funzione che noi chiamiamo true motion, che va a minimizzare, diciamo, l'effetto scia su alcune immagini in ipermovimento, Soprattutto il gaming ha soprattutto nel gaming, questo problema. esatto. Diciamo, questa funzionalità può essere attivata o meno anche nel gaming, però nel momento in cui viene attivata, diciamo che c'è un trade-off che bisogna assolutamente, a cui bisogna, diciamo, soccombere in qualche modo, nel senso che io voglio avere più dettaglio e quindi meno effetto scia, però vado in quel caso ad aumentare un po' l'input lag. Quindi è un po' da capire, soprattutto nell'ambito gaming, qual è la cosa che, qual è il mio, diciamo, giusto equilibrio proprio per me. Però parlando appunto di G-Sync, e anche di variable refresh rate e anche FreeSync, i nostri TV OLED, sono, appunto compatibili a tutte queste, diciamo, funzioni, anche grazie al fatto che abbiamo un board HDMI 2.1. Tra l'altro il G-Sync, scusami, di solito viene messo nei monitor perché sono i Esatto, monitor da gaming. Questo invece è corretto. un TV con TV. anche il G-Sync. Questo significa che se gli attacco un computer, un PC da gaming, posso avere delle prestazioni davvero elevate su un Assolutamente. display grande OLED. Corretto, cioè Oh, hai visto se andrà che ho in. studiato? Ma molto bene Porca anche. miseria, mi sento. E appunto cioè ci permette di gestire anche il variable refresh rate, quindi la sincronia verticale con, appunto, l'immagine che viene dalla console o appunto dal PC al nostro TV. E questo perché è fondamentale nel momento in cui ci sono dei drop di questa frequenza, magari in alcune sequenze di gioco, e se il TV non segue la stessa frame rate, ci sono i problemi di tearing, quindi magari l'immagine spezzata, perché magari appunto parte dello schermo è a un frame successivo rispetto a quella della parte inferiore. Quindi E il giocatore si incazza è perché molto tanto, anche. Noi con questo, esattamente, giustamente. noi invece appunto con variable refresh rate e anche G-Sync e FreeSync, questo lo escludiamo. In più, visto che stiamo parlando di gaming, adesso ti lancerò proprio tutte le altre perle, e Sganci le abbiamo bombe anche così. le bombe, esatto. Abbiamo anche appunto l'auto low latency mode, e appunto sempre una funzione che nasce legata soprattutto all'HDMI 2.1, che permette al televisore di riconoscere immediatamente che via HDMI è collegata a questa console, per esempio, e quindi in automatico andare in modalità gioco. Questo significa Ok. che tutti i settaggi sono in automatico messi su modalità game, anche l'input lag viene ridotto fino a 12-13 millisecondi. Ok, quindi non, ogni volta che accendi la console non devi dirgli ciao, Non, voglio la modalità esatto. gaming, ma il cavo non trasmette solo l'immagine e il suono, ma Ma trasmette anche le riconosce, indicazioni. esatto, Ok. esattamente. Intanto, saltiamo di palo in frasca perché a noi piace cambiare argomento. Andrea Troiani dice: il futuro ci sarà sempre il telecomando o andrà a sparire per far posto al comando vocale? A sfera di cristallo? Che dici? Io dico che ci sarà sempre, ma questo però, anche perché in realtà adesso sta vivendo insieme, cioè nel senso che il telecomando integra anche il comando vocale, e non solo. Per esempio, sui nostri TV si può anche, su alcuni appunto modelli della serie OLED, c'è anche la modalità hands-free, quindi è come se parlassi direttamente al televisore dando appunto il comando vocale. Secondo me il futuro sta nel dare la possibilità all'utente di scegliere qual è la sua modalità preferita. Io preferisco, magari perché mi sento già un po' vecchio dentro, ad avere i tasti I e miei appunto bei poter. tasti I lì, miei bei pronti. esatto. Però in alcuni casi, se devo fare una ricerca su internet o devo dare un
comando certamente non lo scrivo, ed è meglio appunto anche perché lì avevano sbatti mettersi lì a cercare di prendere tutta la tastiera o anche solo premere i tasti, alla fine esatto. Cerchi di dirglielo e di solito capiscono. Intanto Paolo chiede: LG dà la possibilità di registrare un programma o di metterlo in pausa live, oltre al fatto che riproduce tutti i formati di file? Con la TV che ho ora lasciamo stare, che se no la spacco adesso. Penso non sia una TV LG. Spero che non sia una TV LG. Allora, questa modalità era la modalità di time shift, che però permetteva, proprio perché era presente all'interno del televisore una piccola memoria, di poter registrare, se vogliamo, il programma che io stavo guardando in quel momento, in modo tale che io appunto lo potessi anche bloccare mettendolo in pausa. E questo perché? Perché il TV lo stava registrando e quindi ci dava la possibilità di riguardarlo dal momento in cui io lo riprendevo. Allora, dal 2020 l'abbiamo tolta questa funzione, lo devo dire, mi dispiace, ma questo più che altro perché, se vediamo anche un po', non me ne vorrà male Paolo, però vedendo un po' anche quali sono un po' i trend, no, della TV on demand, della catch up TV, cioè ci sono tantissimi altri modalità per poter rivedere i contenuti che magari si sono persi, e quindi ci ha fatto fare questo tipo di ragionamento e non avere più questa funzione. Mi dispiace Paolo. Niente Paolo, ti abbiamo deluso così alle ore 21:27 e abbiamo fatto scorrere la lacrimuccia sulla guancia, ma mi spiace, mi è andata una notizia orrenda. Intanto Alessandro, facciamo un po' di pausa lasciando lì le domande mentre ne arrivano, se volete farle scrivetele pure, noi siamo qui per rispondervi. Io so che tu hai lavorato per diverse aziende di elettronica, poi sei approdato in LG. Che cosa hai imparato in tutti questi anni nell'elettronica di consumo? Una domanda da un milione di dollari, però... Tra l'altro hai lavorato anche a Londra, so che hai lavorato all'estero, esatto. Non solo in Italia, quindi è un'esperienza molto variegata. Allora, sicuramente ho imparato... Litigo ogni tanto, ci sono, eccomi. Allora sicuramente in termini di appunto di esperienze, una cosa che ho imparato è appunto legata anche al fatto che ho avuto la possibilità di lavorare anche all'estero, di lavorare anche con colleghi di altri paesi, di avere a che fare con mercati diversi rispetto al mercato italiano, sempre nell'ambito della tecnologia e del televisore, perché io sono abbastanza legato a questo mondo da appunto ormai quasi 10 anni. E la cosa che più mi è piaciuta, che più mi ha affascinato, è stato la possibilità che ti dà questo mondo, soprattutto nel mondo dell'elettronica, di vedere dei cambiamenti così veloci di anno in anno, e vedere anche poi come alcune caratteristiche siano magari più affini a tipologie di consumatori, magari legati ad una particolare geografia rispetto a un'altra, e ci sono delle logiche magari in alcune aziende che prediligono alcuni mercati rispetto ad altri. E poi mi è piaciuto molto ovviamente la possibilità che mi hanno dato queste aziende di viaggiare molto, di vedere appunto le varie fiere, di conoscere molti giornalisti, molti colleghi, ed è un mondo appunto molto, molto interessante, perché è molto, molto vivo. Ma mi parlavi prima di diversi mercati, cioè, quindi mi stai dicendo che un TV OLED venduto in Italia non può essere magari apprezzato ugualmente in Germania perché hanno altre esigenze. Mi fai mi racconti un caso di questi dove un prodotto va un sacco e in un'altra nazione zero? Perché mi incuriosisce questa cosa. Ma per esempio c'è un che non è legato magari semplicemente al TV OLED, ma ai TV in generale. Cioè in Germania, questo avviene diciamo anche per più, non solo per LG, ma anche per altri produttori, di quelli per cui ho lavorato perlomeno, di cui ho contezza, i televisori hanno un doppio sintonizzatore, quello che si chiama doppio twin tuner, cioè nel senso all'interno di un TV c'è, diciamo come i TV diciamo classici, c'è il sintonizzatore per il digitale terrestre, per esempio, e quello per il satellitare.
1 e 1 2. Al massimo ce n'è, non so, in Germania c'è anche il cavo DVB-C. Okay. In Germania ne vogliono due doppie coppie, perché loro che cosa fanno? Ti sto già ammorbando con questa storia, però spero mi interessava, ti sto seguendo. Che cosa fanno loro? Loro praticamente vogliono un doppio sintonizzatore, quindi due satellitari, due cavi, perché okay. Loro con uno registrano e con l'altro guardano un altro programma. Ma dai! Cioè, e loro avevano un mercato enorme di Blu-ray recorder, cioè proprio di registratori Blu-ray, che io non ho mai visto in Italia, per esempio. No, neanch'io. Sì, cioè nel senso c'erano tanto tempo c'erano, fa, quel esatto. Doppio piatto del Blu-ray, come c'erano le videocassette, quello ce l'avevo, esatto, mi ricordo. Esatto. Ma dai, ma pensa a te, che qua in Quindi Italia... sono anche proprio utilizzi diversi proprio del TV, di come lo intendiamo noi. Quindi cioè, ci sono dei modelli specifici, nel senso non dei è che la casa produce un modello per la Germania o un modello per l'Italia, cioè magari dei modelli proprio non arrivano neanche perché tanto sanno che non li vendono. Esatto. Ma pensa a te. Eh sì, sono tutte cose culturali che uno magari non ci pensa e cambiano alla grande il modo di vendere un prodotto, cioè dei prodotti, esatto, che tu dici, ah, questo lo portiamo in tutta Europa, invece niente. Quindi dovete scontrarvi, così. Insomma. Dobbiamo sempre un po' combattere al nostro interno per portare un po' diciamo, perorare la causa dell'utente italiano, anche che magari è più affine a un utente spagnolo e francese che non a un utente tedesco, per esempio. Ma voi quanta libertà avete di poter scegliere dei modelli o magari dire a casa madre, guarda, questo magari in Italia non funziona, cioè questa funzionalità o questo tipo di TV o questo... Ma allora, appunto, diciamo che ogni anno Casa Madre, insieme, diciamo, alla sua produzione, quindi tutta la parte di ricerca e sviluppo, fa appunto delle proposte di nuovi modelli, di nuove gamme, che poi ci vengono presentate e che poi dopo vengono anche argomentate in base a magari studi qualitativi e quantitativi che vengono fatti su vari paesi e sugli utilizzi appunto dei consumatori. In base a questi, poi noi, ogni singolo paese fa delle scelte che sono però delle scelte molto locali, che sono necessariamente legate a temi di posizionamento appunto dei prodotti in termini di... proprio di canalizzazione del mercato in Italia e di appunto quanto anche, diciamo, a livello di strategia questo prodotto ci possa essere funzionale per raggiungere l'obiettivo che ci viene dato. Ma l'obiettivo lo dà casa madre, non siete voi che dite, ma quest'anno pensiamo di venderne, non lo so. No, diciamo 150 che... milioni. È sempre una negoziazione questa, però okay. Legata su dei numeri, nel senso che appunto ci sono degli studi che facciamo noi su quello che sono le tendenze di mercato, su quanto appunto potrà crescere il mercato in Italia e in base a quello poi vengono fatte proprio delle analisi di fatturato che poi vengono calate anche in termini di appunto singoli segmenti di prodotto e che però poi devono essere appunto commercializzati, e qui appunto entriamo in campo sicuramente a livello marketing con tutta la strategia a supporto. Intanto Walter fa una domanda del quale processo io non ero assolutamente a conoscenza. Parliamo di pulizie. Dice: il processo di pulizia che effettua il sistema sul pannello, solitamente di notte, quanto è importante non venga interrotto? Potrebbero sorgere problemi nel qual caso questo processo venisse abortito? Allora, il processo di cui stiamo parlando è il pixel refresher, che è una funzione che è automatica sui nostri TV OLED. Cioè si lava la sera così è pulito la mattina. Più o meno, diciamo così. Okay, più perfetto. O meno. Diciamo che si attiva in maniera automatica dopo 4 ore di utilizzo cumulativo del TV. Quindi non è che io devo per forza starci 4 ore davanti e poi mi si parte, diciamo, questa pulizia, ma appunto in automatico, dopo almeno 4 ore di utilizzo cumulativo, al momento dello spegnimento del TV, il televisore appunto farà una pulizia, questo pixel refresher, che andrà a appunto a fare delle operazioni su ogni singolo pixel per andare ad evitare qualsiasi tipo di ritenzione dell'immagine, e questo viene fatto in automatico. Cosa intendi, scusami, per ritenzione dell'immagine?
Allora, solo la ritenzione idrica, quella dell'immagine non la conosco. Allora, la ritenzione dell'immagine è il momento in cui appunto utilizzo il televisore per tanto tempo e ci possono essere magari delle, non so, delle immagini, parti delle immagini che possono essere magari statiche per lunghissimo tempo, allora si frizza su quello. Potrebbero rimanere, diciamo, delle tracce di quello che si chiama sticking image, appunto ritenzione dell'immagine, persistenza dell'immagine, che è un fenomeno comune in realtà un po' a tutti i televisori. La cosa appunto che... Una sindone praticamente. Una cosa che però appunto noi appunto, appunto con i nostri pannelli LG, che appunto sono 7 anni che produciamo e che sappiamo maneggiare, abbiamo messo appunto questi processi mitigativi che vanno proprio a ripulire lo schermo di qualsiasi, diciamo... Quindi come se si resettasse un pochino, cioè come se si resettassero i pixel in modo che ritornino puliti e non abbiano la memoria dell'immagine precedente. Corretto, riassunto, parole poverissime. Ok, chiaro, chiaro. Intanto Riccardo chiede, arriverà l'update con Alexa come negli Stati Uniti sui modelli OLED 2018 e HomeKit? Allora, su questo non ti so dare una risposta in questo momento, nel senso che se non ricordo male, era in roadmap, cioè era in pianificato questo firmware upgrade, anche per i TV del 2018. Però al momento non ho una data precisa sulla roadmap per l'Italia. Quello che ti consiglio di fare è andare sul nostro sito, c'è tutta una parte dedicata appunto alla parte del software e dei firmware dei nostri televisori e di controllare nel momento in cui questo verrà, diciamo, rilasciato. Mi prendo questo appunto e tornerò da voi, vi faremo sapere. Vi faremo sapere come nei colloqui, perfetto. Senti, invece io avrei qualche domanda sul costo. L'OLED è vero che è più costoso rispetto ad altre tecnologie? Se sì, perché? Se no, perché? Allora, è più costoso, direi è più costoso. Io direi che ha più valore forse, ma Ok. perché per quello che abbiamo detto finora, ovvero è un pannello con una tecnologia completamente diversa rispetto al resto che abbiamo visto adesso sul mercato, quindi gli LCD. Che ha avuto appunto dei vantaggi in termini di qualità dell'immagine che sono imprescindibili, non si possono negare. No, no, sono E mostruoso, cioè, sono no, ti esatto. dico, io ho montato questo TV qui, mi sono fatta aiutare da mio papà, e mi ha guardato a un certo punto e mi fa, ma perché si vede così? Cioè, nel senso, non si capacitava come era possibile che il nero fosse nero, ma perché lui ha tra l'altro un vostro TV, ma un po' antiquato, ha sempre un LG, un 55 pollici, ha guardato questo e ha detto, ma che cosa gli è successo? Non riusciva proprio neanche a capire che differenza c'era. E anche se vedeva dei colori pazzeschi, è questo nero che impressiona subito. Cioè, la prima volta che lo vedi ti impressiona tanto. E la differenza si vede. Cioè, si vede anche se non sei un esperto di TV o non hai due TV uno di fianco all'altro. E quindi diciamo che proprio anche il processo produttivo è diverso proprio, è completamente diverso, sono delle linee produttive completamente separate, proprio perché sono tecnologie diverse. Ed è una tecnologia che ha 7 anni, come vi dicevo prima, l'abbiamo lanciata nel 2013 e pian piano, adesso che si stanno creando delle economie di scala, proprio perché stiamo raggiungendo dei volumi anche più importanti, c'è anche la possibilità che questo, diciamo, e lo stiamo vedendo un po' negli ultimi, sicuramente negli ultimi 2 anni, che anche il prezzo di ingresso di un 55 pollici OLED è venuto a scendere in maniera importante. Intanto abbiamo Roberto Pezzali, che infatti dice che maglioncino elegante Alessandro, molto sRGB. Tra l'altro Roberto Pezzali è un giornalista, tra l'altro io gli voglio un sacco bene, Roberto è anche super esperto di TV e di tante altre cose, gli vogliamo un sacco bene, ha fatto questo ingresso così, gli piace il maglioncino, perfetto, grazie Roby, ti vogliamo bene anche noi.
E quindi dicevamo, la tecnologia è giovane, questo, per questo motivo magari anche, cioè nel senso si sta affinando, dicevi prima, la tecnica sia nella produzione, sia che cioè, sia nei volumi, quindi probabilmente potrebbe scendere il prezzo andando avanti col tempo? Però non sarà mai, diciamo, allo stesso livello di un pannello LCD, proprio per il discorso che hanno due valori anche diversi in termini di, appunto di benefici che queste due tecnologie hanno. Quindi non potranno mai parificarsi, credo. E proprio perché se per esempio noi volessimo andare su un poliziaggio più piccolo, per esempio, o avessimo altre esigenze, noi di LG abbiamo in gamma anche altre tipologie di prodotti, che sono appunto i nano cell o gli ultra HD 4K. In quel caso, diciamo, noi vogliamo coprire, diciamo, tutte le possibili esigenze dei clienti con un portafoglio prodotti completo. Senti, io sono uno che non capisce niente di TV, devo cambiarlo, ne voglio uno nuovo. Ci dai dei suggerimenti su come scegliere un TV in base a budget, esigenze? Cioè, magari dei piccoli suggerimenti che ci dicono, ci aiutano a scegliere in modo consapevole. Perché uno va dentro un negozio di elettronica, si ritrova davanti a questa parete di TV in loop con la stessa immagine e dice, adesso... giustamente qualcuno guarda solo il prezzo perché magari può permettersi solo quello, però qualcun altro che dice voglio scegliere, come si fa? Da dove si parte? Ma innanzitutto direi che dobbiamo, diciamo, il primo punto è che tipo di televisore stiamo comprando, il nostro TV principale, il nostro TV magari per la cucina, per la camera, quindi assumiamo che sia il TV principale di casa, quindi quello che mettiamo in salotto, per esempio. In questo caso abbiamo il tema sicuramente quello delle dimensioni, della risoluzione, della Smart TV e non in ultimo direi anche quello del design, che un po' ovviamente fa anche la differenza, perché noi all'interno del budget che ci viene dato vogliamo il meglio di tutti questi componenti. E partendo, diciamo, dalla risoluzione e dalla dimensione, avendo spazio e avendo, diciamo, la possibilità di poter avere un 55 pollici, io vi consiglio ovviamente 55 pollici 4K come risoluzione. Questo perché oggi perché il 4K non si può scendere sotto i 4K. Non si può scendere. Diciamo che dai 32 pollici in giù non esistono modelli 4K, perché non ha senso neanche avere questa risoluzione per un pannello così piccolo. Esatto. E però dai 40 pollici a salire, diciamo che ormai il mercato è tutto 4K, quindi se trovate un TV 40 pollici Full HD o 55 Full HD non compratelo, perché è qualcosa di vecchio e che vi potrebbe mettere in risalto quelle che sono invece le imperfezioni dell'immagine che guardiamo, proprio perché con gli schermi più grandi si amplificano gli effetti di pixelati, diciamo che si richiedono, diciamo, delle immagini e delle sorgenti anche che possano essere più qualitative. Quindi se ne guardiamo Netflix o Now TV o qualunque altro, diciamo, contenuto che ti permette anche di avere dei contenuti in HDR, per esempio in Dolby Vision come Netflix, ti consiglio appunto magari un 55 pollici 4K con il Dolby Vision. Questo perché? Perché ti permette di vedere anche l'HDR con appunto tutto quello che ne deriva in termini di miglior resa cromatica grazie appunto alla luminosità del pannello. La Smart TV, come si diceva prima, proprio perché deve essere semplice da utilizzare, ma deve essere anche completa, e quindi voglio avere tutte le app, perché se io compro un TV non voglio avere la, diciamo, non devo comprarmi un Chromecast per poter avere le app, è un controsenso, quindi devo accertarmi che il TV abbia tutte le app di cui ho bisogno. Quello è vero, perché ma alcuni TV non hanno neanche Disney Plus oppure Apple TV, cioè queste applicazioni che uno dice sì, vabbè, ma io le voglio, il TV è anche abbastanza recente ma non ho la possibilità di scaricarle, quindi quello sicuramente è un oggi soprattutto, oggi per come funzionano i TV che sono animati rispetto al passato, sicuramente. Qualcuno diceva anche l'audio.
Anche l'audio, sì, allora devo dire che, e qui proprio perché comunque bisogna essere anche un po' onesti, nel momento in cui noi andiamo a creare dei pannelli così sottili, nel momento in cui sono stati creati proprio i TV a schermo piatto, si è andato un po' a sacrificare l'aspetto dell'audio proprio perché a livello fisico non c'era spazio per inserire degli impianti, diciamo, con un audio degno di quel nome. Quello che siamo riusciti a fare nel corso degli anni, non voglio parlare solo di me, ma anche altri brand, è stato quello di miniaturizzare appunto gli speaker all'interno del TV, rendendoli estremamente efficienti. Efficienti che però vuol dire non saranno mai così potenti come un impianto audio. Quindi il messaggio che vi voglio dire è i TV di adesso, guardate ovviamente se hanno per esempio Dolby Atmos, come i nostri LG OLED, per esempio, perché vuol dire che sono in grado di poter riprodurre questo che è un formato più qualitativo dell'audio a 360 gradi per quei contenuti che potete trovare o su Blu-ray, ma anche su Netflix o su Disney Plus, per esempio, o su Apple Anche TV, Rakuten. Rakuten, esatto, che ci permettono di godere di questo effetto spaziale, dell'audio spaziale. E poi anche se i televisori hanno all'interno delle soundbar o comunque degli impianti importanti proprio per quanto riguarda la resa audio. Tutto questo però non nega il fatto che per avere il miglior home entertainment, quello che raccomandiamo è di comprare anche una soundbar allo stesso LG tempo. ovviamente, cioè ovviamente Assolutamente qua. LG, Senti, assolutamente, assolutamente LG. intanto arriva un'altra domanda di Giuseppe Falcone, dice: domanda, LG, leader mondiale in ambito TV, volevo chiedere, dopo l'8K, cosa ci può riservare il futuro? Perché continuano ad aumentare sti K e cosa ci sarà poi? Cioè 8K, risoluzione pazzesca, tu sembra quasi vero, siamo lì dentro, eh? Cosa ci può aspettare? Boh. Ma questa è veramente una bella domanda, perché l'8K Fai faccio delle congetture, delle dei grandissime pronostici. congetture. Uno Non te lo pari. so. No, guarda, non te lo so proprio dire perché stiamo veramente parlando già dell'8K, siamo ancora agli albori di questa tecnologia, nonostante appunto ci fossero state le premesse quest'anno con Tokyo 2020, che sarebbe dovuta accadere con appunto diciamo le prime riprese in 8K, con tanti contenuti, quindi era un po', se vogliamo, doveva segnare l'inizio di anche la creazione veramente di contenuti in questa È sorgente. andata male. È andata male, come sappiamo tutti, quindi io direi che teniamoci ancora un po' l'8K e sviluppiamo quello e poi vedremo quale sarà il prossimo step. Io non lo so cosa. Cioè, il 3D è andato via. Cioè, mio papà è No, il appassionatissimo di 3D. Ah, 3D. no, aspetta, è il vostro TV che ha mio papà, è un TV 3D, appunto, ecco. E a lui piaceva tantissimo. E gli piace, infatti, continua a dirmi: ma non ci sono più i film in 3D? Perché lui li trovava super immersivi. Io sto malissimo, come con la realtà Anch'io. virtuale. Però, vedi, c'è mercato per tutti. Lui il 3D piaceva tantissimo, gli piace un sacco. Vediamo un attimo se c'è intanto qualche altro. Intanto Roberto mi diceva che si è spento l'OLED dietro. Grazie per avvisarmi, vi voglio bene. Ogni tanto mi date anche i suggerimenti. Avevo letto una domanda prima che mi era venuta anche a me. Quando lo scarto del TV, cosa succede? Cioè viene eggettato lo scarto dell'OLED, del taglio dell'OLED o non si può riutilizzare? Credo che non si possa riutilizzare, Utilizzare, però ok. questo appunto ci crea anche un po' il tema del fatto che sia così costoso, appunto anche alcuni tagli, alcune dimensioni appunto di Ok. schermo, proprio perché diciamo, quello che rimane non è utilizzabile. La Gary che intanto dice prossimo step ologrammi, così voliamo proprio nel futuro prossimo anteriore. Roberto La dice perché avete deciso di mettere un pigmento organico dentro le matrici? Perché era una nuova strada oppure perché serviva per creare una nuova tecnologia? Grazie. Questo è un po' è quello che sta dietro alla tecnologia OLED. A livello di ingegneria, purtroppo diciamo che io non ho proprio le competenze per dirvi del perché siamo andati verso la direzione rispetto a un'altra, però io credo che sia stata un po' la scelta che ci ha permesso di andare appunto a ricreare quello che era
diciamo un pannello qualitativo con una, diciamo, con appunto nero che dicevamo assoluto, ma anche appunto con questi colori che si accendono, e soprattutto un display flessibile che si possa utilizzare in maniera molto duttile. E credo che questo sia un po' il punto di arrivo di una ricerca. Certo. Beh, alla fine bisognava anche innovare in qualche modo, no? Perché fanno tutti LCD, bisognava trovare qualcosa di nuovo e alla fine avete scelto, studiato questa tecnologia che vi ha premiati, perché comunque è un qualcosa di diverso totale rispetto a quello che c'è, certo, che c'è sul mercato. Intanto proviamo a cercare le ultime domande e intanto si è spento di nuovo. C'è qualcosa che vuoi dirci? Parliamo di ALG, si chiama, sì, ALG, che cos'è? Allora, ALG è un nuovo servizio che appunto abbiamo attivato e che è praticamente un servizio di consulenza. Per esempio, come dicevi prima, cosa mi consiglieresti se dovessi comprare un televisore? Questo servizio di consulenza appunto è attivo ogni giorno, dal lunedì al venerdì, appunto 9:30 fino alle 18:30, e ci permette di contattare un nostro consulente che ti può aiutare o nella scelta di un acquisto. Quindi è un consulente che ti aiuta nel prima, nel durante e nel dopo l'acquisto. Okay. Lo possiamo, diciamo, contattare per qualsiasi esigenza, che potrebbe essere quella di appunto non so, avrei intenzione di acquistare un TV, ma non sono sicuro che ci sia questa compatibilità con, non lo so, questo device che ho a casa. Oppure, cosa mi consigli se, per esempio, ho questo spazio solamente all'interno del mio ambiente e ho anche un impianto audio XY, come posso, quale, diciamo, il TV che mi consigli? Ma anche dopo, soprattutto, un'altra cosa importante è il dopo l'acquisto, magari se ci sono altre domande che l'utente possa avere, si possono, diciamo, o mandare via WhatsApp o telefonare a questo numero, prendere un appuntamento, ed è anche possibile prendere un appuntamento presso alcuni negozi con dei nostri rappresentanti. Quindi diciamo che è un modo nostro di essere vicini a chi vuole approcciarsi ai nostri prodotti, non solamente TV, anche se io vorrei che fossero solo TV, ma anche, diciamo, tutto il resto della gamma dei nostri appunto di LG, che sono, cioè, per te esistono solo i TV. Per me esistono solo le TV e le soundbar. Però diciamo che, esatto, però appunto è un modo di essere vicini a chiunque volesse appunto approcciarsi ad un acquisto, senza necessariamente appunto dover concludere l'acquisto. Cioè è proprio un aspetto di consulenza che ci vuole rendere, diciamo, più vicini al consumatore. Perfetto, senti, io concluderei con questa ultima domanda di Antonio che dice, sera, puntini puntini, sì. Grazie per avercelo detto, TV OLED curvo, pregi e difetti. Allora, i TV OLED curvi erano i primissimi OLED che erano stati lanciati appunto da LG. Allora, ma questo è un aspetto mio personale, sono contrario ai curvi proprio. Io sono stato contentissimo quando anche il nostro più forte competitor li ha rimessi tutti piani, proprio perché non mi piacevano proprio a livello estetico. E credo che sia un form factor che appunto o ami o odi. Ci sono poi degli aspetti anche legati all'angolo di visione che possono essere, diciamo, impattanti, proprio perché appunto il fatto che ci sia una curvatura su uno schermo va anche un po' a inficiare quella che è l'ampiezza dell'angolo di visione. Però magari non è così evidente per tutti. Per me il difetto è la curvatura, proprio in termini di estetica. Il pregio è che è un OLED. Ecco, quindi il pregio è solo che è un OLED, il difetto è che è curvo. Perfetto.
direi che la risposta l'abbiamo data. Intanto Roberto, che ci aiuta sempre a concludere in bellezza i nostri interventi, dice: sei stato molto concreto proprio perché hai detto che non hai le competenze ingegneristiche dei dettagli, ma hai la competenza manageriali della conoscenza. Oh. Grazie per le risposte. Va bene, quindi io direi grazie mille ad Alessandro per essere stato con noi. Se avete altre domande per lui, potremmo trovare un altro momento per fargliele, e gliele mandiamo via Piccione Viaggiatore, magari ci potrà rispondere. Io ringrazio anche tutti voi per essere stati con noi. Sono volati 54 minuti, hai visto? Cioè, rapido no, ma indolore assolutamente, anzi è stato molto interessante e divertente, quindi grazie mille ancora per essere stato con noi e grazie a tutti voi per averci seguito. Io vi saluto e anche Alessandro. Ciao a tutti, grazie ancora. Ciao, buona serata, buon weekend.